Buonasera, bentrovati all'appuntamento con Sport Today. Sono ripresi gli allenamenti a Casteldebole, ovviamente sono via i tanti nazionali, almeno 10 via con impegni appunto legati alle loro nazionali. Vediamo qui l'elenco completo: Ebischer, Posch, Arnautovic, Medel, Vignato, Cambiaso, Lukumi, Casius e Zirze e Skorupski. Ovvio che quello che salta agli occhi è che manca soprattutto la difesa titolare, perché non essendoci né Posch, né Medel, né Lukumi, sono giorni questi per il nuovo tecnico del Bologna, difficili dal punto di vista delle prove per cercare di far arrivare meglio i suoi concetti di calcio, soprattutto nella linea difensiva, visto che è stata la cosa che ha modificato per prima. Dalla difesa 3 è passato alla difesa 4, molti dei nazionali rientreranno la prossima settimana, l'ultimo sarà proprio Medel dopo gli impegni con il suo Cile. Intanto si lavora a Casteldebole senza gli infortunati, oltre ovviamente a quelli via con le nazionali. Non c'è in questi giorni Barrow, alle prese con una botta subita durante la gara con l'Empoli, quindi sta portando avanti un suo programma personalizzato, differenziato invece per Sansone e Somarò. Però, come detto, si lavora, sono giorni comunque nei quali Thiago Motta cercherà di capire anche meglio le caratteristiche dei suoi giocatori, della sua rosa, per trovare quello che sarà il modulo più adatto all'organico che ha a disposizione. Di questi temi abbiamo parlato lungamente ieri sera al Pallone nel 7 con Fabio Bazzani tra i nostri ospiti, che ci ha dato la sua visione sia della partita, della sconfitta del Bologna di sabato contro l'Empoli, che del momento proprio specifico di Motta. Sentiamo alcuni passaggi di Fabio Bazzani. Sicuramente è una sconfitta che fa male, perché soprattutto viene prima di una sosta, era la prima del nuovo allenatore, veniva dopo una vittoria con la Fiorentina che comunque aveva ridato entusiasmo all'ambiente, no? E quindi siamo molto sinceri tutti, non dico che nell'aria ci si annusava già la collina in bocca di poter fare la seconda vittoria in casa con un avversario che comunque di tutto rispetto, ma era la portata del Bologna, quindi cioè, il calcio vive anche di queste cose. L'averla persa è chiaro che ti lascia l'amaro in bocca, perché come dici tu poi le inerzie anche psicologiche nello sport contano molto, però è altrettanto vero che dopo uno deve avere la lucidità di analizzarla. Il Bologna non meritava di perdere la partita, perché alla fine per quello che ha proposto anche nel secondo tempo, diciamo che non è stato fortunato negli episodi, qualcosa magari gli era girato bene con la Fiorentina, se l'ha ritrovato contro sabato. Però credo che c'è una sosta adesso, è chiaro che tanti nazionali vanno via, Thiago Motta da questa partita avrà preso sicuramente molti spunti, quelli positivi, quelli da migliorare, anche magari indicazioni singole su vari giocatori, no? Che poi serve a quello, perché io in una battuta ho detto che l'allenatore è il mestiere più bello del mondo dal lunedì al sabato, se non ci fosse la domenica, perché poi ti toglie tante convinzioni, ti dà, e quindi insomma credo che anche per lui sia stato importante vedere dal vivo e toccare con mano. È chiaro che se fosse arrivato un risultato sarebbe stato meglio, però come sempre, come dico io, ci vuole calma, razionalità, e soprattutto credo che dalla Juventus in poi si dovrà vedere veramente, diciamo, il percorso, soprattutto la strada, no? Che questa squadra come fisionomia, come modo di giocare vorrà prendere. Questi dunque alcuni concetti espressi ieri sera da Fabio Bazzani. Adesso parliamo anche di basket, mentre ovviamente si continua a lavorare a Casteldebole per tutta la settimana e anche domani mattina ore 10 allenamento a porte chiuse. Dicevamo, il basket con la Fortitudo che non è andata benissimo nella sua Supercoppa, la Virtus che ritrova il suo coach campione d'Europa, perché Scariolo con la Spagna ha vinto gli europei di basket e poi è atteso il prossimo 28 settembre dalla sfida contro Milano. E allora sul momento del basket a Bologna sentiamo Jack Bonora. I miei complimenti a Sergio Scariola, allenatore della Virtus Segafredo Bologna, che con la sua Spagna ha vinto gli europei di basket. Dico sua perché è stata un'opera d'arte quella realizzata da questo allenatore, che è riuscito a costruire un gruppo eccezionale. Non era oggettivamente la squadra più forte, non era oggettivamente la squadra favorita, ma è salita sul gradino più alto del podio. E Scariola è riuscito a vincere quando in passato ha avuto la squadra nettamente più forte, ma è riuscito a vincere anche in questa occasione in cui non
non aveva la squadra più forte. Che cosa mi sento di dire? Beh, semplicemente che la forbice con Ettore Messina credo di poter dire che si è chiusa. Non è una manifestazione a divenire una cartina di tornasole, però credo che sia il momento di non considerare più Sergio Scariolo semplicemente l'allenatore più bello e più simpatico rispetto a Ettore Messina. Oggi credo che questi due allenatori siano allo stesso livello. Poi un tecnico potrebbe dirmi: no, guarda che Messina è più bravo per questo aspetto, Scariolo potrebbe dirmi è più bravo per quest'altro. Non mi interessa. Credo che, numeri alla mano, parliamo di due fuori classe e credo che li si possano considerare tranquillamente allo stesso livello. Questo vuol dire che oggi, a mio modesto parere, Virtus e Olimpia hanno due allenatori dello stesso livello. Se si pensava che la Virtus avesse un limite in panchina rispetto a quello che non aveva Milano, semplicemente perché uno era un fenomeno, l'altro era semplicemente molto bravo, credo che oggi questa cosa, in particolare dopo questo europeo, non si possa assolutamente dire. Virtus e Olimpia, secondo me, in panchina sono allo stesso livello. In campo, no, in campo è ancora più forte l'Olimpia. Questo è dunque il commento di Jack Bonora sulla bella vittoria di Scariolo e della sua Spagna. Parliamo adesso del progetto della WISP Sport per Tutti, un progetto che è stato presentato dal presidente regionale Enrico Balestra e che di fatto vuole stabilire una sorta di rete di collaborazione per sostenere l'accessibilità all'attività sportiva per tutti. E allora sentiamo il presidente della WISP. Sport per Tutti, il progetto che abbiamo appena presentato, era nato su presupposti molto diversi, addirittura prima del Covid nel 2019. Oggi trova una sua attualità perché le ambizioni, appunto, di rivisitazione dei nostri modelli sono assolutamente una delle soluzioni anche da mettere sul tavolo, oltre alla contingenza, perché oggi serve al mondo sportivo avere risposte contingenti, ma anche avere di fronte modelli sostenibili per il futuro. Non servirà solo superare l'inverno, ma bisognerà avere un'idea, appunto, di modello da esportare, da replicare nel prossimo futuro. Sport per Tutti ha provato a definire un perimetro protetto delle iniziative più importanti che la WISP, non solo in Emilia Romagna ma in giro per l'Italia, fa. Noi oggi eravamo a presentare in particolare un progetto che si realizza a Casalecchio, che riguarda l'introduzione nei piani urbani della mobilità, anche se non è un obbligo di legge, è una facoltà della polisportiva, di dotarsi di un mobility manager, quindi di fare uno studio con dei censimenti interpellando i soci su come accedere all'impianto sportivo. Oggi lo si fa principalmente con la macchina, i nostri parcheggi nelle piscine e nelle palestre sono, esattamente come le scuole, luoghi trafficatissime e molto densi di traffico. Abbiamo bisogno, esattamente come si fa appunto per le istituzioni scolastiche, di pensare a zone protette, ad accesso anche a piedi o in bicicletta, e quindi a una mobilità diversa che è probabilmente quella del futuro, anzi lo speriamo. E con questo siamo arrivati alla fine di questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata.